Buongiorno escursionisti, questa mattina mi trovo qui in Valmalenco, o meglio, sono ritornato qui in Valmalenco dopo il giro che avevo fatto l'inverno scorso quando sono andato a fare il lago Lagazuolo. E niente, sono ritornato qui perché oggi più che altro sono venuto a fare un giro, ma non una meta ben precisa. So che devo arrivare fino all'Alpelago e poi niente, poi ho visto che c'era un po' di alpeggi, quindi volevo andare un po' a visitare questi alpeggi qui. Vediamo quanti riesco a fare, anche perché ho il mio classico foglietto, ma non so quanti chilometri e cose dicendo. E quindi sarà un po' così, una giornata un po' così. Io sono partito adesso qui da Primolo, che è un paesino della frazione di Chiesa Valmalenco. Quindi arrivate a Primolo, uscite fuori dal paesino e trovate questo parcheggio qui dove ci sono abbastanza posti auto. Poi niente, poi da qui parte il sentiero dove mi trovo adesso io. Eccolo qui l'inizio del sentiero, una jeepabile. Farò qualche metro su questa jeepabile qui per poi arrivare al sentiero 316. Da lì inizierò il mio sentiero e poter incominciare a visitare questi alpeggi. Direi di partire. Oggi giornata veramente bella. Devo anche dire che la scelta è ricaduta in questa zona qui, anche perché dove volevo andare tirava parecchio vento, quindi ho detto no, cambiamo posto, andiamo da qualche altra parte. Niente, non mi perderei troppo in chiacchiere, dai, andiamo a vedere un pochettino questa zona qui della Valmalenco e i vari alpeggi che ci sono qui. Arrivato al bivio dopo 100 metri dalla macchina, quindi dal parcheggio. Eccole qui le destinazioni. Allora, vabbè, posso già far vedere. Io voglio andare a fare l'Alpe Pirlo a 45 minuti da qui, poi vabbè, l'Alpelago che è la mia destinazione principale a 1 ora e 50 minuti da qui, e poi volendo si può fare anche l'Alpe Prato, che praticamente è a ridosso dell'Alpe Pirlo. E comunque, visto che è una giornata così a zonzo, deciderò man mano cosa fare. Vedo un pochettino quanto ci impiego, l'orario è, e poi dopo da lì decido i vari alpeggi da visitare. Niente, adesso comunque scendo giù di qui. Dove è stato il torrente, il sentiero inizia la salita, pendenza del 26%, che dopo un tratto pianeggiante inizia a farsi sentire. L'unica cosa un po' peccato, guardate qua, ce ne sono tante morte, peccato. Vabbè, comunque sale. Altro cartello, altro bivio. Allora, vediamo un po'. Sì, allora facciamo una cosa. Io adesso vado su per l'Alpe Prato, sono 15 minuti da qui, prendo il sentiero 318. Poi molto probabilmente quando ritornerò oggi, pomeriggio, tornerò da qua, perché di qui c'è il cartello per l'Alpe Pirlo, sempre 15 minuti, sentiero 316. Ma visto che comunque l'Alpe Pirlo e l'Alpe Prato sono uno attaccato all'altro, l'Alpe Prato è leggermente più sopra, e quindi preferisco andare prima all'Alpe Prato, poi scenderò giù, faccio l'Alpe Pirlo e poi da lì proseguo la mia camminata verso l'Alpe Lago. E se non vuoi perdere i prossimi video, ti ricordo di iscriverti al canale e di seguirmi sui miei vari social. Lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Sono quasi arrivato all'Alpe Prato, mancano 5 minuti. Ultimamente sarà un altro lì.
Eccomi qui, arrivato all'Alpe Prato a 1626. Dopo mi sembra 2 km e 300 metri. Bello alpeggio, qui abbiamo le vecchie baite, ce ne c'è una qui, una appena dietro, e di qui la baita, quella nuova. Che spettacolo, veramente sono rimasto sbalordito a vedere questo posto qui. Cioè, uno spettacolo, veramente. Poi in questo periodo ormai primavera inoltrata, siamo quasi in estate, e vedere questi campi qui fioriti è qualcosa di veramente bello. E si riparte. Peccato, proprio un bel bello questo alpeggio. Se questo è il primo e promette così, non voglio immaginare gli altri. Adesso riparto e vado a recuperare l'Alpe Pirlo. Guarda che spettacolo, che spettacolo! Che bello, che bello! Dai che sono arrivato all'Alpe Pirlo, bello, che bello. Eccolo qui l'Alpe Pirlo, bello, che bel posto quel sottotorrente che passa, ma qui se non sbaglio c'è anche un bel laghetto. Vado a cercarlo e ve lo faccio vedere, ma anche qui devo tirare sul drone. Devo dire, sono veramente, oggi giornata, non lo so, non mi aspettavo una giornata così. Avevo visto delle foto, immaginavo che era un bel luogo, un bel posto, ma devo dire che dal vivo... Ragazzi, è tutta un'altra cosa, veramente. Eccolo qui l'Alpe Pirlo a 1591, uno spettacolo veramente. Guardate che bello qui, io immagino già con le famiglie poter venire qua, mettersi qua e fare un bel picnic. Adesso da qui si riprende e devo andare a recuperare l'Alpe Lago, che è l'ultimo mio alpeggio che andrò a fare oggi. Poi non so, magari ne buttendo qualcuno, non lo so, adesso vediamo. Si sale su per di qui, lo sentirò qui, ma prima devo far vedere un laghetto. C'è un laghetto piccolino ma molto bello, con dei colori molto particolari. In teoria adesso il sole si è alzato, quindi dovrebbe buttare fuori bene i colori di questo laghetto. No, ma guardate questo laghetto che c'è qui all'Alpe Pirlo, piccolissimo, ma che gioiellino è! Mamma, che bello! Che bello! Ci sono anche delle trote, spettacolo! Meglio che vado, perché continuo a far troppo tardi sui giri che faccio io. Ecco perché non faccio mai giri lunghissimi, perché i miei giri lunghissimi diventerebbero giornate. Dai, niente, adesso si attraversa lì quel torrente fatto con una pietra. Stavo uscendo ollare, ma non è ollare. E niente, si può stare 50 minuti per poter arrivare all'Alpe Lago. Andiamo.
E poi qui, questa pietra, questa posso dire, questa è una pietra ollare, c'è su scritto alla miniera di ferro e rame. Anche perché non vi avevo detto una cosa. Allora, volendo per chi vuole, c'è un sentiero, un micro sentiero, vediamo se riesco a farlo oggi, se non perdo altro troppo tempo, dove si fa il giro del sentiero della pietra ollare. Quindi c'è il sentiero della pietra ollare dove una volta qui veniva proprio lavorata e recuperata la pietra ollare e niente, quindi ci sono ancora delle costruzioni dove veniva lavorata la pietra. Quindi volendo anche per chi magari non vuole arrivare fino all'Alpelago, ma vuole soltanto venire qui a vedere questo micro sentiero qui, non è male, perché comunque è un museo a cielo aperto, lì è libero a tutti, quindi basta fare questo sentiero qui, non so, mi sembra che dura 40 minuti il giro l'anello. Quindi avete anche la possibilità di poter vedere questo museo a cielo aperto con la storia che di una volta di qui del recupero della pietra ollare. Allora, vedo una bandierina lì. Io so che se proseguo su di qui arrivo all'Alpelago, sicuro. Boh, sarei tentato a entrare in tuo lì perché sei segnato. Dovrebbe arrivare sempre a quel punto lì. Al massimo, se ho sbagliato, vabbè, ritornerò indietro. Oggi, ripeto, oggi giriamo a zonzo. Cartelli, vediamo un po' se ho fatto bene oppure no. Lago di Chiesa, 15 minuti. Sentiero 316, quindi è giusto, si prosegue su di qui. Eh sì, il cartello mi dice Lago di Chiesa 1612, ma siete curiosi di vedere questo alpeggio qui? C'è qualcosa di... Non lo dico più, se no l'ho detto troppe volte oggi. Ma che cos'è? Voi vi starete domandando, ma Alpelago, ma il lago? Sì, in effetti qui una volta c'era un lago, poi niente, si è prosciugato, diciamo. Mancanza di acqua, penso anche di neve, e niente, ha preso, diciamo, si è prosciugato tutto e niente, ed è rimasto poi, diciamo che ha preso il sopravvento il prati e l'erba, però spettacolo. La sua chiesetta qui. Adesso trovo un punto un po' al riparo per poter mangiare perché c'è vento, sennò come sempre, sapete, ultimamente con il mio fornellino faccio fatica a cucinare, mangio e poi dopo si ritorna indietro. Adesso prima dronata che ci vuole. Pronto per ripartire dopo risottina ai funghi che devo dire buono, poi ho mangiato qua ancora di più.
E me l'ho dimenticato prima di dirvi un pochettino, giusto due dati. Per arrivare qui c'è un chilometraggio di 6 km, io ho impiegato 2 ore e 4 minuti, ovviamente escluse le varie soste, con un dislivello di 382 metri. E niente, volevo fare un giro, andare là in mezzo lì, però niente, sta arrivando brutti nuvoloni, intanto qualche goccia, quindi preferisco avvicinarmi alla macchina in modo che se inizia a piovere pesantemente sono più vicino alla macchina, niente. Quindi torniamo indietro. Eccolo lì, parcheggio, sono arrivato al parcheggio. Quindi posso dire che si è concluso qui il mio giro di oggi, che devo essere sincero, non è andato così male, anzi, come forse ho già detto 1000 volte, è stato veramente un bel giro, super consigliato. Anche come chilometraggio ho fatto 11 km 300 metri e ho impiegato 3 ore e 40 minuti a fare questo giro qui con un dislivello di 600 metri, che alla fine io direi che non è male. Niente che dire, vi do appuntamento al prossimo video, ci vediamo fra 2 settimane sul mio canale YouTube. Vi ricordo, se non mi seguite ancora su Instagram, di farlo, andate a seguirmi su Instagram perché vado a mettere delle anteprime dei giri che vado a fare, tipo quello di oggi, ho fatto delle dirette dove raccontavo dove ero. E niente, dai, quindi ci vediamo al prossimo video. E ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale, lascia un commento, attiva la campanellina, ma soprattutto spolliciate. Ciao e al prossimo video.